Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con uno dei video che preferisco dell'anno. Quello della Flop 10, i peggiori giochi, secondo me, del 2018. Allora, diciamo che comporre questa classifica è stato difficile, perché sono usciti un sacco di giochi belli quest'anno e anche buona parte di quelli che io ho inserito in questa classifica di giochi brutti, in realtà brutti non sono. Sono deludenti per tanti motivi, ma va sottolineato il perché siano deludenti. E ce ne sono parecchi che faranno discutere. Alcuni di voi mi diranno: ma Falco, ma come hai fatto a metterci questo? Ma perché? E adesso vi spiego. Perché partiamo dal decimo posto con Assassin's Creed Odyssey. Deludente, sì, perché mi aspettavo di più. Perché ho trovato che Assassin's Creed Odyssey sia stato un gioco straordinario, sotto tanti punti di vista, ma che poteva e doveva rivaleggiare con un titolo come Red Dead Redemption 2. E non mi sembra di dire nulla di strano se dico questo, perché Ubisoft ha i mezzi, il talento, ma non il coraggio di fare quello che ha fatto Rockstar. Allora, partiamo dal presupposto che Assassin's Creed Odyssey funziona in tutto. Ha un buon sistema di combattimento, una progressione solida, tantissimi contenuti, ma non osa. Affoga nella sua ripetitività, ha una scrittura che è chiaramente concepita per attrarre il quindicenne e non il videogiocatore amante di videogiochi. È un gioco che non riesce a restare fedele col periodo storico che racconta nel dialogo tra personaggi. È un gioco che non riesce a trasmettere la vera essenza del contrasto fra spartani e ateniesi sotto il profilo del gameplay, riducendo il tutto a delle battaglie campali che non hanno senso e legando poco le gesta del protagonista con questo combattimento fra fazioni. Insomma, è un titolo che ho trovato interessante, appassionante, mi è piaciuto. La storia si è rivelata ricca di sorprese, però poteva essere molto meglio. L'ho trovato un gioco castrato, un gioco molto al di sotto di quello che era il suo reale potenziale, un gioco che se solo Ubisoft avesse voluto farlo entrare nella leggenda, ci sarebbe entrato, ma non c'è stato questo desiderio. Il desiderio era forse quello di vendere il più possibile, quello di acchiappare quanto più pubblico possibile, piuttosto che creare qualcosa di veramente unico e eterno. Non è un gioco eterno, è un gioco di cui ci dimenticheremo all'uscita del prossimo Assassin's Creed, ed è un peccato perché il materiale per creare qualcosa di leggendario c'era. Nono posto, Just Cause 4. Anche qua siamo di fronte a un gioco non certo pessimo, ma al di sotto del suo potenziale, un gioco in cui non è stato tentato nulla per svecchiare la formula, è stato semplicemente aggiunto altro fuoco per creare ancora più caos, ancora più macello, ancora più distruzione, ma niente di sostanzioso. E ho sentito una terribile mancanza di sostanza lungo tutto il corso di un'avventura che non mi ha divertito, ma a tratti mi ha un po' stuccato, perché così come Just Cause 3 si è rivelato veramente ridondante. E se ci aggiungiamo una storia molto poco appagante, che serve semplicemente come filo conduttore di una lunga serie di missioni esplosive, viene da sé che non poteva non entrare in flop. Ecco. Un po' come State of Decay 2, gioco su cui io avrei puntato tutto ciò che possiedo, tutto, ma che mi ha deluso profondamente perché anche qui siamo di fronte a un gioco poco coraggioso, un gioco che si è migliorato un pochino rispetto al primo State of Decay, ma che non ha portato il concept di State of Decay 1 verso gli standard che ci saremmo aspettati. Non c'è grande libertà decisionale, la storia anche qui è buttata lì tanto per dare un riempitivo, manco fosse Walking Dead. Insomma, non mi ha soddisfatto. Mi ha veramente deluso. E se ci aggiungiamo un multiplayer che non ha ragion d'essere così come è costruito, perché non c'è continuità nell'interazione fra giocatori, ma ci si aiuta ognuno a casa propria come se fosse una sorta di pomeriggio fra amici col tè, cioè no. Si poteva e si doveva fare di più. Settimo posto, Metal Gear Survive. Allora, non è un brutto gioco,
obiettivamente. Ma io non riesco ad accettare quello che Metal Gear è diventato, quello che lo hanno fatto diventare. Perché Metal Gear non è questo. Mi ha disturbato l'utilizzo di questo nome, di questo brand, per proporre un'esperienza che con Metal Gear non condivide niente. Niente condivido con Metal Gear. Allora, è un buon survival, quello che vi pare. Però, oltre a non essere il più bel survival che ci sia, sporca il buon nome di una delle saghe più belle che andrebbero conservate in una teca d'oro e ammirate da tutto il popolo, ecco. Non lo so, non... Io è tutto l'anno che ho cercato di farmelo piacere, e mi è anche piaciucchiato per certi versi, però lo posso considerare un esperimento commerciale parzialmente fallito, che offende i fan, che per quanto solido in alcuni aspetti, era meglio che se lo tenevano a casa propria, ecco. Così abbiamo, ecco. Sesto posto, Sea of Thieves. Allora, gioco che un po' come No Man's Sky potrebbe sbocciare nel tempo, ma di base, se non l'avessi giocato con l'Xbox Game Pass e quindi non l'avessi avuto gratuitamente come parte dell'abbonamento, mi sarebbe rimasto qua. Perché non è un gioco minimamente avvolgente, così come invece poteva essere. È un prodotto fortemente mancante di contenuti, sebbene questi contenuti stiano arrivando. Un prodotto attualmente un bellissimo involucro semivuoto. E dico semivuoto perché appunto col tempo lo stanno un po' rimpolpando come un tacchino al Thanksgiving. Voglio dire, è bello, grande potenziale, ma ancora non ci siamo. Quinto posto, The Quiet Man. Allora, qui io devo ancora capire se il problema sia stato un eccesso di coraggio o totale follia. Perché l'idea è interessante, farci sperimentare un thriller dalla prospettiva di un sordo muto. Dici, oh, esperienza nuova. Il fatto che però il gioco non sia stato costruito con la giusta cura e attenzione e la giusta furbizia ha fatto crollare la bontà dell'idea, perché essenzialmente ci si trova di fronte al classico gioco normale in cui hanno tolto l'audio e i sottotitoli, per cui è una forzatura del concetto di sordità, ma non c'è nulla che possa stuzzicare, non c'è nulla che possa spingerti a dire beh, però. Complice anche il fatto che non è che abbia un gameplay particolarmente definito, per cui non è che dici, sai, passo sopra i difetti narrativi per godermi il gameplay. No, il gameplay è un qualcosa che lega la narrazione, ma la narrazione non è approfondita, la narrazione è raccontata male. Di base è un gioco costruito male, molto male, per il semplice fatto che l'idea è buona, ma la realizzazione non lo è, minimamente. È uno dei progetti più fallimentari che io abbia visto nella mia vita, probabilmente, per il semplice fatto che non c'è niente che sostenga nulla, cioè è pasta frolla videoludica. È stata un'esperienza, ad ogni modo un'esperienza, ma negativa, ma pur sempre un'esperienza. Quarto posto, Kingdom Come Deliverance. Allora, io l'ho portato quasi tutto, mi sono fermato al DLC, l'ultimo delle avventure di Hans Capon, perché non ce l'ho fatta a portarlo tutto, anche perché non vi ho visto particolarmente desiderosi di vederlo. È un gioco che poteva essere il capolavoro dei capolavori. L'idea di base è straordinaria, il sistema di combattimento è interessantissimo, la progressione è ben bilanciata e ben costruita, ma il gioco crolla sotto il peso di una quantità folle di bug, di situazioni non proprio studiatissime, di fasi narrative abbastanza lente e poco appaganti, un gioco che spesso e volentieri ha dei bug tali da impedire la progressione. Insomma, poteva essere fatto meglio, doveva essere fatto un pochino meglio, forse, e in generale mi aspettavo un po' di più, ma mi ha deluso in particolar modo il supporto post-lancio, povero, poco intelligente, passatemi il termine intelligente, perché non si è fatto niente per sopperire ai problemi del gioco base, non si è fatto niente per dissogliere l'attenzione dai problemi del gioco base, ma al contrario si è proposto un supporto post lancio a tratti un po' pigro, a tratti un po' poco curato, a tratti un po'
discutibile. Ecco, e mi fermo qua, per rispetto. Terzo posto, Black Ops 4. Allora, gioco bello, solido, multiplayer eterno, quello che vi pare. Io lo metto nella mia flop 10 al terzo posto, quindi alla base del podio, perché per me non esiste Call of Duty senza la campagna. Cioè, il fatto che si sia completamente sputato in faccia a tutti quelli che sono stati per un decennio gli appassionati di questa saga attaccati alla parte narrativa mi ha disturbato. Cioè, 70 euro per giocare il Battle Royale targato Call of Duty, gli zombie e il multiplayer sono oggettivamente un po' troppi. E mi sono rimasti qua. Tutti e 70. Ce l'ho ancora qui, che li sento, uno per uno gli euro. Per il semplice fatto che, per quanto sia ben costruito, credo che un prezzo del genere non sia giustificato per un prodotto così. È sicuramente la quintessenza del multiplayer, è sicuramente il piatto più buono che un amante di sparatutto competitivi possa assaggiare, però non riesco ad accettare il fatto che abbiano rinnegato una buona parte della loro community per abbracciare la moda di Fortnite. Perché quello si è fatto, cioè si è visto che Fortnite è quello che conduce l'industria in questo momento e si è adattata a tutta la struttura del proprio universo per tentare di rubare pubblico a Fortnite. Una scelta che non riesco a condividere, una scelta che non accetterò mai, una scelta che mi porta a vedere oggettivamente i pregi di un prodotto, ma di riconoscere anche il fatto che da appassionato che per 10 anni e passa gli ha dato 70 euro l'anno, sia che fossero belli o brutti i vari Call of Duty, si è sentito un po' tradito. Secondo posto, FIFA 19. Voi direte: ah, FIFA 19, ma tu lo porti? Sì, perché per mancanza di alternative. Io amo il calcio come amo poche altre cose nella mia vita, e FIFA 19 è l'unico gioco che riesce a soddisfare questo mio amore in termini videoludici. Ma ciò non toglie che sia un prodotto discutibile. Allora, diciamo che ormai Electronic Arts si è persa totalmente nella ricerca ossessiva di soldi. Diciamo che Electronic Arts ormai se ne sbatte altamente di tutti quelli che sono i problemi di un prodotto che se li porta dietro questi problemi da 3 anni. Il solo fatto che, nonostante siano stati ampiamente segnalati, il gioco proponga ancora gli stessi problemi che ha da anni, e non parliamo di problemi enormi, parliamo di problemini di programmazione come quelli che si sono visti nella carriera, per esempio, che sono si ripetono anno dopo anno, ti fa capire quanto poco interesse ci sia a migliorare l'esperienza. E io da giocatore non lo posso accettare granché, perché pure qua 70 euro che sono tutti fermi qui. Perché sì, bello, un sacco di cose da fare, che bello il foot, che bella la carriera dove non c'è niente di nuovo. Quest'anno hanno preso FIFA 18, ci hanno ficcato dentro anche qui in stile tacchino del Thanksgiving la Champions League, e hanno reimpacchettato il prodotto dell'anno scorso, migliorando un po' le dinamiche di gameplay, quello che vi pare, ma essenzialmente è un prodotto che poteva uscire sotto forma di aggiornamento a 20 euro di FIFA 18. Ci hanno fatto pagare 70 euro per avere il marchio della Champions League e per avere un gioco ancora più foot-centrico di quanto non fosse il suo predecessore, perché ormai tutto si basa sul foot, il resto è... La carriera è messa lì per quasi a dire ai fan del single player: ecco, piate questa cosa, mo non ci rompete. Ecco, quasi come se la carriera fosse diventato la zona gioco per i bambini al centro commerciale. Cioè, i genitori vanno a giocare al foot e mettono i bambini in mezzo al mare dei pallini ad affogare dentro ai calzini di quelli che c'erano prima. Cioè, non so se ho reso una fotografia sufficientemente chiara di quello che ho in mente, ma appunto, bello, ci gioco, mi ci diverto, però il concetto è: se io non avessi riscoperto il divertimento alla base di FIFA condividendo le mie esperienze con voi, non so se ci giocherei con la frequenza con cui ci gioco. Cioè, io spesso mi trovo a giocare ore al foot per
tentare di preparare qualcosa che possa essere appetibile per voi, da condividere con voi, per chiacchierare con voi. Ma io da solo non ci gioco più a FIFA. Le carriere non le faccio più da solo a FIFA. Semplicemente perché mi basta quella che faccio con voi. Cioè, il divertimento sta nel creare storie insieme. Finite quelle. Primo posto. Fallout 76. Allora, che dire, io mi aspettavo un gioco molto diverso da Fallout 4, mi aspettavo un prodotto molto diverso da Fallout 3, da New Vegas, lo sapevo che parlavamo di survival. Quello che non sapevo è che mi sarei trovato di fronte a un gioco così poco appagante, così mal costruito, così mal bilanciato e così poco furbo. Perché Bethesda ha peccato di presunzione, ha creato un prodotto che rinnega ciò che Fallout è sempre stato, che esplora territori nuovi per ragioni oscure, perché se Bethesda avesse voluto testare anche un Fallout canonico, ma con una grossa componente online, credo che nessuno si sarebbe lamentato, il gioco avrebbe venduto il triplo e l'avremmo visto nella mia top 10. Invece hanno voluto fare qualcosa di diverso, un passo più lungo della gamba, un gioco che per certi versi non si capisce come sia potuto uscire da studi di sviluppo che al suo interno vantano alcuni tra i migliori talenti dell'industria videoludica moderna. Cioè, come si è fatto a mettere sul mercato un gioco sapendo ciò che era? Un gioco povero di idee, di contenuti, di emozioni, in cui l'elemento survival è il culmine, il cardine di un'esperienza in cui ci sono continui richiami a ciò che Fallout era, ma che non è più. Un gioco che mi ha profondamente deluso, che forse si svilupperà col tempo, ma che per adesso non può che capeggiare la mia lista di delusioni, perché effettivamente è stato doloroso ritrovarsi di fronte a un gioco così, quando sì, ti aspettavi un gioco diverso, ma non così poco appagante. Mi è mancato l'appagamento e spero veramente che col tempo si possa evolvere, ma per adesso non posso che metterlo in prima posizione. Detto ciò, ragazzi, io vi ringrazio come sempre per avermi seguito, spero che la mia classifica vi abbia intrattenuto e vi do appuntamento alla prossima, invitandovi a farmi sapere la vostra, perché aspetto le vostre proposte. Ciao ragazzi!